Sì, è una partita importante sicuramente, vogliamo tornare alla vittoria, una vittoria che ci manca dal punto di vista sicuramente del morale e della classifica, comunque dobbiamo muoverla e faremo di tutto per ottenere questi 3 punti. Sarà una gara difficile perché il Novara è una gran bella squadra formata da ottimi giocatori, ha delle individualità importanti, però dobbiamo riuscire con la forza della squadra a mettere capo a questa Novara. Come hai visto la tua squadra nella trasferta di Palermo? Una buona gara, però è arrivata una sconfitta. Sì, abbiamo fatto una grande gara, secondo me, sia dal punto di vista tattico che di quello agonistico. Abbiamo messo in difficoltà il Palermo nel primo tempo, eravamo molto aggressivi, molto alti, sapevamo come giocavano. Poi nel secondo magari c'è stato un episodio che ha cambiato la partita, da lì siamo rimasti in 10 perché Cristiano non ha potuto continuare dopo aver effettuato i 3 cambi, lì magari hanno dilagato, però il risultato sicuramente non rispecchia la prestazione della partita. Guardando a domenica, come hai vissuto questa settimana di stop forzato? Ma l'ho vissuta cercando di allenarmi tanto, il più possibile dal punto di vista fisico, dato che avevo un po' di più di riposo rispetto ai compagni. Niente, la serenità rimane. Certo, dobbiamo trovare questa vittoria perché dal punto di vista morale ci aiuterebbe parecchio. Che tipo di squadra è il Novara? Il Novara è una squadra che ha molti giocatori di categoria che hanno fatto la Serie A, molto forti, sono bravi soprattutto dal punto di vista delle conclusioni dalla distanza, dei cambi gioco, però non hanno tutto questo dinamismo che magari può essere il loro punto debole, quindi dobbiamo riuscire a sfruttare quello, farli correre tanto, farli stancare e magari approfittare delle loro disattenzioni.